Bene, appena terminato l'incontro all'Aran per il rinnovo contrattuale 2019-2021, Rino Di Meglio, leader della Gilda. Di Meglio, com'è andata? Ma direi che è andata abbastanza bene, è stata una trattativa molto difficile perché si tratta di un comparto complesso. Dico alcuni spunti positivi. Intanto siamo riusciti a finire di distribuire le risorse economiche che restavano, no? Non sono grandi cifre, però di questi tempi meglio che niente. E ci consente poi di passare subito all'apertura del successivo contratto per il quale siamo già in ritardo. Secondo luogo, dal punto di vista normativo abbiamo ottenuto dei miglioramenti. Innanzitutto, il nostro vecchio pallino, siamo riusciti finalmente a far scrivere con molta chiarezza sul contratto che tutto ciò che riguarda la formazione per i docenti è attività lavorativa, che non esiste in questo caso il lavoro gratis, perché terminato l'orario obbligatorio bisognerà essere retribuiti e questo per noi è un fatto Certo. importante. Secondo luogo c'era la questione delle sanzioni disciplinari con le quali si voleva aumentare il potere punitivo dei dirigenti scolastici e dell'amministrazione. Ecco, siamo riusciti, visto che si tratta di materia delicata che tocca anche la libertà di insegnamento, a farla rinviare a una sequenza contrattuale dove potremo ragionare con più calma su questo argomento. Sul fronte della carriera non mi sembra ci siano delle novità per i docenti. Beh, diciamo che con le risorse stanziate per questo contratto lo spazio era assolutamente inesistente per parlare di altro perché non siamo neanche al recupero dell'inflazione. Un'ultimissima, per quanto riguarda la richiesta da parte pubblica sulla maggiore potere decisionale dei dirigenti scolastici, insomma, non mi sembra ci siano novità da questo punto di vista. No, non c'è alcuna novità, per fortuna, perché noi vediamo la scuola come un luogo anche di democrazia e vediamo come l'insegnante come un professionista, non soltanto come un dipendente, quindi siamo contrari all'eccessiva gerarchizzazione.